Invitiamo a salire sul palcoscenico con un signore che ne avrà tantissime da raccontare, a parte che siamo stufi di vederlo col piccolo principe, Italo raggiungici. Siamo stufi di vederlo con il piccolo principe, ma quest'anno ci racconti un sacco di cose tu questa volta, perché non solo con il piccolo principe. Italo, quanti anni hai? Perché meno di 80 meno di 80 non puoi parlare. Mi sono perse le carte. Io e hai computi? Io computi. Allora io sì, devo presentare tre spettacoli, non chiedo il tempo di Sebastiano, ma insomma qualcosina posso dire. Metà. Posso dire. Sì. Dice del piccolo principe non parlare più. Il piccolo principe non parliamo più. Quello va da solo. Una cosina, perché io penso che... Se non che gli vogliamo molto bene. Sì, non gli vogliamo molto bene, va a languire perché ormai stanno aprendosi i diritti, essendo nel 14 il settantennale della morte di Sant'Esupéry, e quindi i diritti diventeranno liberi. Noi in tutti questi anni però, grazie anche all'adesione del pubblico, in particolare del pubblico del Carcano, abbiamo rappresentato alla grande questo testo e è stato considerato dalla Fondazione Sant'Esupéry come la migliore messa in scena da loro vistata, e quindi la Gallimard, casa editrice molto occhiuta, ci ha sempre detto fate da diga anche ai vari piccoli principi corsari che circolano in Italia, perché ci sono tanti colori, e così abbiamo certamente contribuito a mantenere integro. Ora apriamo le deluge, perché chissà quando si apriranno i diritti cosa succederà. Comunque, grazie a voi, grazie al pubblico, li ha sostenuti col piccolo principe. Poi per aggiungere una nota che mi ha dato grande soddisfazione, proprio quest'anno sono venuti a trovarci tre giovanotti che sono stati piccoli principe. Max, che ormai fa scienze politiche in America, Tobia, che fa non so, biologia in Olanda, e il piccolo Marco, che fa scuola di regia a Roma, e devo dire la soddisfazione di questi ragazzi che hanno un ricordo meraviglioso degli anni che hanno passato, quindi senza dire la mia età, comunque immaginate quanto basta, chiuso parentesi piccolo principe, se non che vi invitiamo a vederlo anche nella versione serale, nella versione, chiamiamolo teatro per famiglie, diciamo. E così, continuando in questa tradizione, passiamo al Mago di Oz, che sarà la nostra produzione, che praticamente debutterà qua dopo un rodaggio in Toscana, e anche qui faremo un'operazione che è simile a quella del piccolo principe, cioè stessa economia di immagine, ma fedeltà al testo. Non sottovalutiamo il testo di Frank Baum, anzi nessuno credo lo voglia sottovalutare, ha dentro tanta poesia, se non quanta quella del piccolo principe, ma tanta, però tutti sappiamo, molti hanno in mente l'esempio del film di Fleming con Judy Garland, naturalmente. Io non è che ho la presunzione di dire non sarà così, è chiaro che uno certamente fa riferimento, citazioni ne faremo. Comunque, quando dico attenzione alle parole di uno scrittore di grande spessore come Baum, non lo dico a caso, perché possiamo recuperare dentro a quella storia un che di molto, molto profondo. Adesso non sto a fare discorsi, però voglio senz'altro portare anche a noi un po' la visibilità, l'intervento di questi personaggi. Per dirla un po' in soldoni, vedo lo spaventapasseri come il nostro Arlecchino, vedo l'uomo di latta come Pierrot, vedo il leone come Capitan Spaventa, per dire ci si intende. E poi soprattutto, e ancora e sempre, la protagonista è una bambina, nel caso la mia nipotina Gea, perché è così, perché deve essere così, deve essere il punto di vista privilegiato del bambino che ci illumina su queste cosiddette favole per bambini, no? Lo sappiamo bene, l'avete visto anche col piccolo principe.
E, che altro dire? Ci saranno la commedia recitata, la riduzione mia è già pronta, come sono pronti anche i bozzetti dei costumi, dicendo, siamo molto avanti, come sono avanti anche le canzoni che verranno cantate, quindi non è un musical ma una commedia con canzoni. E ci sarà qualche rappresentazione non strettamente matinée e quindi vi invito a vedere e a riflettere anche voi grandi su queste vicende della piccola Dorothy e del Mago di Oz. Io sarò in scena a fare il Mago di Oz. La terza produzione... No, io vorrei aggiungere, scusami, su... Scusami, vado di corsa. No, devo dire, io voglio solo dire una cosa su Gea, perché Gea è diventata la nostra nipotina, non solo la sua, e ha debuttato con noi facendo la Milva in 6 personaggi nell'edizione romana quest'anno, quindi è veramente una delizia di bambina, e quindi non è nonnismo. Gea e Antonio, Gea e Antonio si sono reciprocamente innamorati l'un dell'altro, ma questa suscita in me delle gelosie feroci. Andiamo avanti. Dunque, allora il terzo spettacolo, cerco di andare di corsa, scusatemi, sono veramente contento di essere qui alla grande quest'anno, potete immaginare la mia soddisfazione e anche la mia emozione. L'autobus di Rosa. L'autobus di Rosa è una... racconto scritto da un ottimo giovane autore, Fabrizio Silei, il quale ha pubblicato questo racconto con una prestigiosa casa editrice, si chiama Orecchio Acerbo, con delle illustrazioni di Quarello, altro grosso talento di illustratore. Ci siamo innamorati attraverso Chiara Solari, che è la mamma di Gea, che è la nostra rappresentatrice di questo racconto, abbiamo intessuto rapporti tali per cui si metta in scena, e l'abbiamo già messo in scena, è andato in scena con un travaglio promozionale a Firenze non più di 15 giorni fa. Cosa racconta l'autobus di Rosa? Racconta la storia di Rosa Parks. Rosa Parks è quella donna di colore che nel 1955 non cedette il suo posto in autobus a un uomo bianco. Da lì successe tutto quello che potete immaginare. Entrò Martin Luther King, entrò il boicottaggio dei mezzi di trasporto, siamo arrivati ai giorni nostri, siamo arrivati a Obama. Bene, il racconto però non è un racconto autobiografico del santino Rosa Parks, è un nonno che racconta un nipotino, anche qui un delizioso bambino di colore in scena, un nonno racconta a un nipotino come qualmente quel giorno lui era su quell'autobus, era seduto accanto a Rosa, ma lui si alzò. Questa cosa lo riempie di vergogna, e sono decenni che vuol togliersi questo magone dal cuore e raccontarlo a questo bambino piuttosto distratto da cose che giustamente un bambino e lo porta a visitare questo autobus nel museo Henry Ford, dove realmente è custodito quell'autobus. E è un racconto quindi delicatissimo, esilissimo. In scena, oltre al bambino delizioso che vi ho detto, c'è il nonno, che è un personaggio molto speciale nella vita. Si chiama Pape Diaw. Lui è il responsabile della comunità senegalese di Firenze e mi è stato presentato, potete immaginare che persona di spessore è lui che ha tenuto il discorso commemorativo in piazza Santa Maria Novella quando successe la strage dei senegalesi che vi ho ricordato a Firenze nell'inverno scorso, è lui che ha riportato in patria le salme alle vedove, una persona di uno spessore enorme. E allora l'ho convinto a fare la parte del nonno. Ed è, credetemi, mi commuovo a pensarlo così recitante, con questa pronuncia un po' difficoltosa, afro-francofona, capito? E con questa dignità con cui ha affrontato benissimo questa prova. Insomma, anche questo, diciamo, è uno spettacolo per ragazzi, ma se capitasse, come capita, cioè, vedo prevista almeno una pomeridiana, vi consiglio di vederlo per lo spessore veramente di grande civiltà, di grande
e anche in parte perché da praticante di teatro l'ho infarcito anche di canzoni afroamericane meravigliose, e anche lì ho pescato una ragazza liberiana, questa Yubi Pawe, che è una voce meravigliosa, e insomma c'è da che insomma da che consigliare, io lo andrei a vedere volentieri. Grazie. L'autobus di Rosa verrà rappresentato qui a Milano in collaborazione con Amnesty International.